L'emergenza rifiuti non rientra, l'allarme igienico cresce, le scuole rischiano la chiusura. Ad annunciarlo è stato il sindaco Pio Del Gaudio, intervenuto ieri sera telefonicamente nel corso della trasmissione Un post-it per. Se il servizio non riprende fra stasera e domani prenderemo ulteriori provvedimenti, incominciando con la chiusura delle scuole e poi valutando anche la possibilità di rivolgersi ad altra ditta. È chiaro che in questioni di questo tipo le competenze sono della prefettura, cioè un atto di precetto, nel senso di imposizione all'azienda di effettuare il servizio, non lo fa il sindaco, non lo può fare il sindaco, anche se io, se lo potessi fare, lo farei con estrema voglia, perché a me quello che interessa è che la città sia pulita. Un muro contro muro, anche alla luce del richiamo dell'ASL sulle condizioni pietose in cui versa la città e considerata la posizione dei lavoratori di Caserta Ambiente che continuano ad astenersi dal lavoro per nulla soddisfatti dell'acconto del comune di 700.000 euro sul pagamento delle spettanze arretrate. Ammonta a 6 milioni di euro il debito dell'ente nei confronti della ditta che gestisce il servizio di raccolta dell'immondizia nel capoluogo e nemmeno la penale di 5.000 euro per ogni giorno ulteriore di sciopero sembra al momento costituire una grave minaccia per l'azienda, che rivendica la certezza di incassare quanto le spetta, nel timore che l'imminente dichiarazione di dissesto possa allontanare ulteriormente questa possibilità. Di qui l'ipotesi al vaglio di scindere il contratto prima della scadenza di dicembre, un'eventualità che comunque non coglierà di sorpresa l'amministrazione, già fissato per lunedì un tavolo operativo, allo studio un piano B, vale a dire l'affidamento del servizio a un'altra ditta.